Ok, quindi penso che possiamo andare avanti a parlare di questo, dell'esperimento di FECOR che è stato fatto e adesso possiamo pubblicarlo come membri iscritti e come vi avevo già accennato la scorsa settimana, o forse quella prima, abbiamo avuto un successo misto con questo esperimento. Al momento abbiamo fatto il record del primato mondiale. E abbiamo ottenuto la certificazione, nel senso che abbiamo avuto la sicurezza positiva sui 12 chilometri di misurazione sul lago, nonostante non abbiamo potuto fare i 66 chilometri. Con onestà, quando vedrete il video, perché penso che lo renderemo pubblico, anche se non ne sono sicuro, questo dipende da Mike. Ma ragazzi, dobbiamo dirvi che le condizioni erano ardue, c'era ghiaccio, nebbia. Tutto era un disastro, tutta una tribolazione con forti venti, veramente delle condizioni sfavorevoli. Tuttavia è stato un successo per diversi fattori, anche se non per quello che speravamo sui 66 km. Comunque so che Mike ha riportato il laser in Norvegia, dove sta facendo lo stesso esperimento proprio adesso mentre stiamo parlando. E so che hanno già ottenuto dei risultati migliori, sicuramente in un futuro li vedremo. FECOR ha rilasciato un comunicato stampa dove potete vedere le informazioni, quelle sul nostro sito con alcune immagini che mostrano anche delle note, questo per chiunque vuole vederle. Questo è il comunicato stampa che vi sto mostrando proprio adesso e potete trovare i link nella descrizione. La pagina 1, la pagina 2 con degli schemi e qui la certificazione per il record, che ovviamente è in lingua ungherese, ma che potete comunque leggere. È la nostra certificazione questa. C'erano persone da tutte le parti del mondo che hanno verificato e ci hanno anche aiutato. Anche se è stato arduo, c'erano molte persone che si sono riunite insieme per fare scienza a dispetto delle condizioni atmosferiche ed è stato fantastico. E alla fine abbiamo fatto anche una breve presentazione che abbiamo qui, nella quale si mostrava l'equipaggiamento, l'attrezzatura, quello che abbiamo utilizzato. E molte persone, come ho detto, hanno mostrato delle resistenze che abbiamo avuto sia dall'interno della comunità della Terra piatta che dall'esterno della Terra piatta. Non immaginate quanti troll ungheresi si sono trovati là durante la ripresa dal vivo, che si erano iscritti solo per trollare dal vivo, il che sconvolge la mente. Ma complessivamente è stato fatto, nonostante abbiano fatto arrivare la polizia, perché praticamente la polizia è stata forzata ad intervenire perché qualcuno ha insinuato che stavamo usando un laser illegale, nonostante avessimo tutti i permessi da parte del governo. Avevamo tutto, ma hanno voluto chiamare la polizia e la gente è stata fatta accostare durante al lago nelle varie postazioni. È stato veramente ridicolo. Non riesco nemmeno a credere a tutta questa opposizione. Avevamo anche dell'opposizione che partiva dall'interno della comunità, come certi idioti della terra piatta camuffati, perché avevamo anche questi, degli idioti. Comunque c'erano quelli di Ifers, del gruppo di Eric Dubay, e poi c'era Mark Williams e molti altri, che rimanevano in attesa per il fatto che ancora non avevamo la certificazione 501C3. Il che era un grosso dubbio. E tutti quanti quelli che si erano iscritti sapevano che poteva avvenire in ogni luogo, da 9 mesi fino a un anno più o meno. Ci siamo messi in moto solo a novembre. È ovvio che ancora non avevamo la certificazione 501C3 e questo significava forse che eravamo dei grandi cospiratori? No, assolutamente, ma Mark Wilson, se non avesse insistito sulla certificazione della donazione che aveva fatto attraverso la compagnia su cui ci siamo appoggiati, poteva andare meglio e se non avessimo avuto successo avremmo restituito la donazione. Le persone si sono comportate come se fosse stata la fine del mondo, perché non avevamo ancora fatto queste cose. Si sono comportati in modo sbagliato, ma la cosa più buffa di tutte è che pensavano che avessimo chiesto delle sovvenzioni allo Stato. Come se avessimo potuto ottenere delle sovvenzioni dallo Stato, idioti, mio Dio. La NASA sì, ne riceve di sicuro già per i prossimi 100 anni. Scusate, terrapiattisti travestiti e tutti gli altri pagliacci, ma no.
non abbiamo ricevuto alcuna sovvenzione da nessun Stato. Si tratta dei soldi, dei fondi che le persone, le aziende hanno sponsorizzato e che non so se è bene menzionarle, ma al momento non lo faccio. Comunque abbiamo delle aziende. È così che con una cosa dopo l'altra ed ancora una cosa dopo l'altra, perché è incredibile quanta resistenza abbiamo ricevuto. Hanno iniziato a dire che non era legittima la certificazione 501C3 e che eravamo là solo per guadagnare. Ecco perché abbiamo fatto questo. Ma ho delle nuove per voi, gente. Chiunque pensa ciò non ha alcuna idea di quanto siano le spese personali che tutti quanti noi abbiamo sostenuto per sostenere questo. E l'abbiamo fatto per voi, gente. Non lo abbiamo fatto per gonfiare il nostro portafoglio, perché Dio lo sa che non è successo. Siamo interessati alla verità e questa è la vera motivazione. Pertanto potete credere a noi o a quello che dicono altri. Oppure andate voi stessi sul fuoco, oppure leggete su IFAS di Eric Dubay e di suoi pagliacci, perché le persone chiedono sempre, costantemente, perché ragazzi non includete Eric Dubay? Beh, a noi piacerebbe, ma sapete, quando andiamo a leggere IFAS e quello che dicono di noi, ovvero che Geranism è uno sciocco, che io sono uno sciocco e che tutti gli altri ragazzi sono sciocchi, che tutti sono sciocchi, sapete, è assurdo. Io non lo so, ma Eric Dubay è un terrapiattista? Forse ha fatto un gran lavoro, ma onestamente la sola cosa che ho visto fare di Eric Dubay è che è stato dividere fuori il resto della comunità dei terrapiattisti per chiamarci sciocchi. Ma se volete credere a questo, bene, credetelo. Ma se abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto, è grazie al vostro supporto. Bene, se invece non vi interessa, giudicate perlomeno i nostri meriti per il nostro livello di apertura. E voi sapete quanto abbiamo fatto rispetto a quello che tutti gli altri dicono. In altre parole, guardate quello che abbiamo fatto e non ascoltate quello che altri, tipo IFERS o idioti come i terrapiattisti travestiti o da altri. Tutto questo onestamente mi rattrista, tanto che delle volte vorrei arrendermi. Ma penso a tutte le persone brave là fuori che vogliono veramente che si arrivi da qualche parte, perché questo è ciò che siamo stati chiamati a fare, sapete, e comunque vogliate vederlo, noi abbiamo voluto farlo, anche se non sempre era un divertimento per noi. Gente, c'è tanto lavoro da fare e richiede molta dedizione, come fa Geranism, come me e come molte persone nella comunità. Pertanto non è simpatico che si dica che siamo qui per imbrogliare le persone, perché questa semplicemente non è la verità. Siamo qui per supportare i terrapianisti, come abbiamo sempre fatto. Ma se volete credere al contrario, bene. Ma se è così, potete anche andarvene, ok? Questo è tutto quello che ho da dire.